Allora, grazie. Dunque, questo è il terzo libro che io e Riccardo Cecchetti facciamo insieme, sempre per lo stesso editore. Il primo era dedicato alla storia di Gigi Meroni, un calciatore del Torino, scomparso negli anni 60, molto giovane. Il secondo, su Adriano Olivetti, ne abbiamo parlato oggi pomeriggio. E il terzo è questo. Quindi abbiamo maturato un po' di, come dire, pratica, no? Nella collaborazione. Questa volta abbiamo proceduto in un modo un po' meno prevedibile. Poi però entriamo nel merito delle altre cose che sono più interessanti, credo, per il pubblico. Le altre volte avevo scritto una sceneggiatura che a mio modo avevo anche disegnato, no? Nel senso, avevo scritto un testo, poi l'avevo immaginato, disegnato sulla tavola facendo degli scarabocchi, poi Riccardo è così bravo che va così estro da spostare sempre anche un po' le mie idee aggiungendo valore. Questa volta abbiamo anche lavorato tanto in un altro modo, cioè ho scritto il testo, poi ho fatto disegnare tanto lui e poi abbiamo fatto un montaggio molto più forse simile a quello che si può fare davanti a un computer quando si montano delle scene di un video e non quelle di un fumetto. L'abbiamo proprio concepito come un pezzetto di una mattonella di cinema e carta, fatta di tante inquadrature in cui il testo è al servizio dell'immagine. E questo dal punto di vista di uno scrittore è la cosa più divertente, perché si tratta proprio di trovare la cosa giusta per quell'immagine lì. Quindi insomma la cosa è stata questa. Io ho sfruttato, io tengo moltissimo a questo. Questo è un libro italiano, noi siamo italiani innamorati della cultura italiana e anche di molte altre cose che vengono da altre culture. Nel mio caso di Springsteen, di Dylan, di Guthrie, il rock americano mi interessa tantissimo. Io non ho voluto mettere neanche per un momento il talento di Riccardo. Riccardo Cecchetti è un uomo di 46-47 anni, un talento smisurato dal mio punto di vista, che ha disegnato su Frigidaire. Cioè io non mi sarei mai permesso di chiedere a Riccardo di prestare la sua arte per soddisfare la mia esigenza di fan di fare un libro.